Io, gente, dopo tanto tempo, una bella pausa, una lunga pausa mi sono fatto, di qualche mese dagli altri episodi di Baldur's Gate che stavo facendo. Molti non se ne accorgeranno del video, chi lo guarderà, però vabbè, per chi lo sa. Sono fermato, nel tempo non ho avuto il PC quello potente, però mi sono un po' messo all'opera col portatile, andare avanti con la versione onore, che hanno aggiunto la modalità onore, quindi modalità onore è come lo stratega, però quando si perde teoricamente si cancella il salvataggio, ma in realtà si perde l'opportunità di fare l'achievement in modalità onore e di perdere delle skin, dei dadi, come e ovviamente l'achievement finale, e aggiunge delle mosse speciali o dei buff in più a dei boss, quindi è ancora piuttosto e non si può sbagliare, e ovviamente non si può ricaricare. Mi sono messo a fare quello, ormai praticamente ho finito il primo atto, quindi adesso tiriamo dritto. Noi siamo in stratega, non sappiamo cosa fare. Stavo un attimo rispeccando perché ovviamente giocando un po' di più ho un po' più capito come fare. Quindi adesso mi sto rispeccando e andiamo a fare tutti i boss, che alla fine, vabbè, il primo atto l'ho fatti easy easy. Allora, vediamo col druido. Il druido è un po' particolare, sinceramente, il druido. Questo è di forza, lui già di base perché è un mezz'orco. Classe druido mi mette forza, forza e costituzione, niente destrezza, però vabbè, vediamo. Questo siamo senza Shadowheart. Quindi un punto per le robe, il randello non serve, piuttosto mi metto uno sbuffo. Metto questo qua 1-1. Metto la guida per le prove, che mi ci servirà a meno 1. Beh, però c'è anche il talismano, se ricordo male. C'era il talismano che mi aiutava, quindi niente. Mettiamoci un coso. Randello. Non penso che mi metto ad attaccare con il mio randello. I don't know, farò di tutto tranne randello. Forza va bene, destrezza va bene, teniamo, mi piace così abbastanza, anzi potrei fare così, potrei fare, perché molte robe vanno in destrezza, quindi destrezza, potrei fare un po' più di vita. 2 2, no, in realtà non cambia tanto, eh. 2 punti, 2 punti, 1. Sì, solo ai tiri per colpire alla fine. Non dovrebbe rafforzare tanto, però vabbè. Facciamo veloce perché siamo qua. Intuizione, questi mi piacciono. Va bene. Arcano, magari l'arcano. Questo ne ho già un botto di addestrare. Se faccio così, più 5 alle prove. È un botto più 5 per me. In più 3 va bene, metto un po' più di arcano, così siamo a posto. Mi gratto, mi gratto, e per me va bene. Me va bene. Allora, ho fatto adesso, siccome questa difficoltà non è così proprio ultra tosto, una roba interessante di averla Karlach, Lyzel come tank davanti e Will come maghetto. Non ho fatto Shadow, stavo facendo Shadowheart tutto, però Shadowheart non serve secondo me in questa run, siccome ho già il druido. Cos'era questo? Privilegi di sottoclasse. Questo è buono, vabbè. Un trucchetto in Selvatica Orsa, quello speciale. Quello un po' più da mago e il trucchetto un po' più particolare. Allora, disporre, no? Avevo fatto giusto questo. Parlare con gli animali. Incantesimi, non mi ricordo. Penso di avere l'oggetto per parlare con gli animali. Questo no, questo no. Allora, intanto teniamoci questo che è sempre buono. Il salto potenziato è ottimo, direi. Non ho controllato quello dopo. Vabbè, sempre nube di nebbio buono.
tiri vantaggio per colpire. Potrei farmi anche questo. Charm su persone, se no. Facciamo questo intanto. Intanto saliamo di livello e ci mettiamo su. Prepara incantesimi. Eccoci. Allora, dobbiamo togliere tanto per forza adesso. Crescita di spine molto buono. Riscaldare il metallo non l'ho mai usato. Questa lama infuocata no, perché tanto non andiamo d'attacco. Bagliore lunare era forte. Bagliore lunare. Sfera infuocata, anche quella è forte, ma mi tiene concentrazione. Concentrazione non possiamo usare un'altra roba. Beh, tanto siamo di livello, quindi ma vediamo. Devo fare un po' più veloce, perché tanto sta cosa ormai ho imparato. Allora, eccolo qua, la guida. La guida come trucchetto. Lo metto come trucchetto, che è buono. Adesso siamo a livello 4. Allora, livello 4 io ho fatto questo già di suo. Allora, ce n'era uno apposta. Quello non è male. Iniziato il druido, i trucchetti da druido in più. No. Ce n'era uno che ho visto buono per incantatore rituale. No. Sentinella, abile, cecchino. Esce dalla tua portata, maestro d'armi, competenza. Abile, fammi leggere un attimo. Non mi ricordo più, non c'è, intanto metto. Così siamo più forti, giusto per avere l'armatura pesante che mi piace. Le mettiamo lì. Non c'è un coso buono per il druido. Oh, andiamo corpo a corpo. No, colpo, un attacco senza armi. Mentre sei in forma stella puoi fare un attacco extra gratuito. Eccolo qua. Quello che mi interessava. Ora, questo via. Questo fa sempre schifo. Allora, questo è buono. Morta apparente. Questo è buonissimo. Ah, ne posso mettere un altro, figo. Figo, 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 figo. Bello, 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 figo, bello. Ne bastano due, due un coso di livello 1. Direi giusto che per un po' a giocarci. Parlare con animale? No, lasciamo su persone. Lo userò? Non lo so. Non lo so se userò, però vedremo. Nessuna vita. Roma needed. Karlach l'ho sistemata. Lei è andata duellante doppia corpo, a corpo con doppia lama. Lei l'ho fatta a uno spadone intero. E Will, non mi ricordo più cosa avevo fatto. Will, nel dubbio, io rifacciamo un attimo. Nel dubbio rifacciamolo. Passato tanto tempo. Allora, deflagrazione occulta, buonissimo. Questo no. Colpo curato è molto buono, ma svantaggio per colpire ai non morti, va bene. L'immondo, 4 punti. Dobbiamo superare un tiro salvezza su suggesto, può diventare spento fino alla morte. Questo è molto raspamento. Il signor Fatato è quello là un po' più d'aiuto. Lasciamo il suo. Lasciamo il suo, che era molto buono. Impedisce di fare reazioni. Quello è forte. E per ora lasciamogli lì.
Lui un po' più su destrezza e carisma, mi piace. Arcano ci sono già io, andiamo più inganno. Anzi, intimidire no, mettiamo religione. Così cerchiamo un po' di compensare le cose. Cerchiamo. Ormai facendolo in onore, certe cose le faccio easy, veloce. Un incantesimo in più, voglio questo. Superato, no. Questo è molto buono. Questo incantesimo è buonissimo. Vista del diavolo, no, immondo. Maschera di mille volte, tutto fare, defecazione. Questo voglio. Cattivo che siamo sostituto, no, per quelli che ho mi vanno bene. Let's go! Dono del patto, incantesimi. Raggio rovente, buono, ma anche questo è molto rompipalle contro i nemici. Imp, lama. Tomo più incantesimo, se no possiamo fare il nostro imp quasimodo, che fa caccare. In quell'arma. Vinco l'arma se diventi competente in quell'arma. Non puoi lanciare né lasciarla cadere, i suoi danni sono magici. Evoca un'arma nella tua mano. Questa la evoca però. E diventa competente. Questo è molto versatile con vari tipi di nemici. Però non mi piace. Perché comunque se abbiamo un'arma potente non possiamo usarla. Mettiamo una mano magica, è sempre utile, una mano magica nel mezzo del casino. Passo velato è sempre ottimo. Per spostarci, yes. È ottimo, è il talento per lui. Quindi un po', tu sei un po' corpo a corpo, eh. L'attacco può mancare, questo è buono, difensivamente buono. Questo più danno. I rituali sono sempre quelli. In forza, noi abbiamo intelligenza, carisma. Lui non è competente in certo tipo di armi. Dio, cos'era? Posso uscire un attimo. Ho un'arma buona. Questa. Armi da guerra o spade corte? Dai, meno una spada corta. Dio santo, quella è forte. Da Warlock. È da Warlock a spada corta. Quindi assolutamente via. Spada da Warlock. Tocchi.
Scimitar, spade corte e l'ultima cosa, Morningstar, magli. Di solito magli non sono da mazzafrusti, via. Quindi scelta necessaria di che? Questo, Dio santo, perché ho toccato per tornare indietro. Ho toccato per tornare indietro. Ottimo, così abbiamo l'arma del Warlock. Questo è il privilegio di classe. Patto migliorato. Io sono patto del famiglio. Cosa ho fatto? In un attacco extra. Pala di fuoco, fame di Hadar. Questo è fortissimo. Trama ipnotica, rimozione e maledizione, forma gassosa è buono, volare è buono, contro incantesimo no, palla di fuoco io voglio. Questo anche in realtà questo è buono. No, mi sei un po' più da danno. Vediamo. Uno slot fardello mentale. Tempi soliti. Mi aggiungi un più di... Dai, dammi maledizione. Via. Tac 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 tac. Fatto. A posto. Quando attacchiamo quest'arma attiviamo più uno tiro per colpire i danni. Quando colpisce un bersaglio quest'arma attenta di metterlo sotto anatema. Gli aggiungiamo un piccolo danno in più. Che ci sta. Yes. Equipaggiamento non mi ricordo. Ce l'ho tutto io sul mio coso ovviamente. Fatto un macello. Bisogna dividere un po', eh? Difficoltà più alto, bisogna per forza dividerci le robe. Troppe robe su uno non funziona. Io questi qua non li uso mai, piuttosto do a te. Te. Questi va fatta a metà. Te. E lei. E questi metà. Tanto noi diamo di incantesimi altro. Anche questi servono un po' per tutti. Lui buono, te buona, lei buona, corpo a corpo. Meno uno, due. Via. Tiri per colpire a due armi. Lei per me dovrà essere a posto. Questi li tengo io per ora. Siamo pronti. Cos'è questo? Armatura pesante. Ho fatto. Allora, veloce compra vendita. Vediamo cosa c'è di interessante da comprare e svendere. Defender of the people. Time to get going. Un'altra cosa che avevo sbagliato praticamente è che avevo fatto col mio personaggio dato reputazione 100. No, è sbagliato, perché dovevo fare con Will. Will è per stagione 6, è molto forte lui, ha quel carisma a parlare, quindi ovviamente gli conviene prendere quello con carisma migliore, che in questo caso l'ho rifatto con Will, fare reputazione 100, regalargli roba e poi commerciare l'infinito. Adesso noi possiamo vendere tutte le robe che non ci servono e fare monades all'infinito. Non è rompere il gioco, ma sfruttare delle robe che si possono fare tranquillamente, come su Divinity Origins 1 e 2 ovviamente. Quindi noi adesso abbiamo un po' di roba. C'era questo che è un'armatura leggera, buona per Will. Buona per Will, che dà riduce di 2 danni contundenti. Questa è pesante, ma non è il massimo, è minore. Armatura media. Questa è ottima. Abbiamo uno sconto del 58%, quindi. Mm.
più un'iniziativa. Let's go. Lei può indossare solo robe medie. Sì. Acchiappa proietti, non so perché gliel'ho tolti, perché l'ho venduti. Acchiappa proiettili che è buonissimo, è fortissimo sta roba. Destrezza, perché non c'ho nessuno in destrezza, giustamente. Vabbè, acchiappiamo sto qua. Denaro è sufficiente, grazie. Questo è buono, però vabbè, non è importante. Mamma mia, quante cose mi sono saltato io, allora, Liza sicuramente più un'iniziativa è meglio. Meglio. Poi a te riduciamoti a destrezza un po'. Ok, anche tu buono. Poi il resto sono un po' pieno di roba. Facciamoci una dormitina veramente fast. E andiamo a fare qualche boss che ci siamo lasciati indietro. Guarda quanta roba qua. E roba che pesa. Guarda quanta roba. Guarda quanti sassicciotti pesanti che ho. Quattro. Questi qua pesano e basta. E danno uno. Giustamente. Via. Ah. Gale non mi interessa. Non faremo questa run con Gale. Praticamente io in difficile. Qua Savare Druido Asse. Qua mi ricordo che abbiamo aiutato Kaga a liberarsi. Oh, lì sopra. Ok. È quello di l'uccellino. In questo caso il salto potenziato è. Ah, mi ciuccio un coso, eh? Vabbè. Prono. Ecco, serve il salto potenziale, serve per queste cose. Abbiamo invitato Kaga, ok. Ci manca un po' di robette da fare. Devo fare mente locale di delle cose che tutte le cose che ho saltato. Delle piccole cose che ho saltato. Eccolo qua cosa serve. Eccolo cosa serve. Il triplo salto. Allora, qua non riuscivamo ad andare avanti. Il riposo di Aokim l'ho fatto, massacrato tutti. Ci mancava principalmente la casa del tè, che è tosta. Andiamo a fare l'accampamento goblin. Accampamento goblin. Io avevo il dubbio di come riuscire ad andare avanti, perché sono belli, veramente belli tosti. Il trucco dell'accampamento goblin è fare ciò. Se noi... Allora, questa run io volevo farli fuori, però avevo un po' paura di andarli a battere. Però c'è un metodo molto più interessante, dovrei dire. Dai, Karlak. Vai. Dai, Lizer, brava. Avete tutto un arco? Sì, tutti un arco. Wonder if the gods are watching me. Questi li tirati su. Defender of the people. Pare a due i bimbi, li spariamo in bocca. Questo è il metodo che si può fare.
La strategessa Gat l'ho fatta fuori, mi mancava da far fuori gli altri due. Tanto è quello che volevo farli fuori tutti. Mancato, ottimo. No, questo è stra ottimo, i ghitianchi. Gli diamo protezione tir al mio droido. Sometimes the only way out is through. Sometimes. Perché c'ho? Perché c'ho l'ami infuocata? Non posso farlo qua, ma... Ah, non l'ho sistemato. Fuck you. Non l'ho sistemato. Ma va a cagare sul fuoco, l'ho fatto. Iniziamo bene. Fatto sul fuoco. Adesso. Mancato. Mancato. Questo sta lanciando qualsiasi cosa contro. Mancato. C'ho due passi velati. Perché dell'oggetto? Passo velato dell'oggetto. Non gliel'ho cambiato. Piuttosto gli ho dato questo. Però vabbè, dopo cambiamo anche questo. Piccole cose si sistemano. Perché te ti faccio l'archetto quando ho le mosse? Perché non c'ho nessun trucchetto. Non ci arrivo. Che ottimo druido che sono. Che vuoi te, Ciccia? Che caspita vuoi questo? Fate l'imp. Io qua le varie formi che ora non mi interessano. Animus animalis. A te ti diamo piuttosto questo. No one stopped me yet. Più tank. Still breathing, despite everything. Arreso. Si è arreso il nemico, ma tu sei malvagio. Questa run li spacchiamo tutti sti goblin. Lo vabbè, lutterò dopo, non è un problema. No, not as bad as it could have. Facciamo il giro. Lutterò più avanti, lutteremo. No, questa run avevo già in mente comunque di salvare il boschetto dei druidi e quindi li spacchiamo. La soluzione più giusta da fare, secondo me. Questi cicci dormono. Ma qua, mancato mentre dorme. Dio santo. Mancato mentre dorme, eh? Ah, sì? Non si vede niente. Anche... è vero, il doppio attacco. Ottimo.
Ottimo doppio attacco. Palla di fuoco. Questo è un incantesimo da Warlock livello 3. Perché mi ciuccia tutti livello 3 qua? Perché sono solo incantesimi livello 3, giustamente. Ma sì, andiamo un po' in combattimento corpo a corpo. Sberla se l'è preso. Steccato. Vabbè, colpitimi lei. Dov'è sta roba? Bestia nera. Via due pozioni, ce le mangiamo. Lei è forte, ha molta. Può mettere molti oggetti nell'inventario. Molti oggetti nell'inventario. Qua c'è la zona in cui possiamo anche entrare, non per forza dalla porta. Posso farlo perché c'ho la mazza. Dai. Lo so io perché la robustezza. Bisogna un taglio. Un'arma non tagliente. Che supera 10 di danno. Non c'ho un maglio. Un maglio. Have a lot on my mind. And well, in it. Dai, vai di bastone. Io ti comando di attaccare, bastardo maledetto. Vai vicino. Fatto malissimo. Farò un 10 prima o poi, no? No, non fa un 10 questo. E sono andato dentro il buco. Ma porca, niente. Non ho un maglio. Vabbè, farò il giro. Passerò per la porta principale, passerò. Tanto sono ubriachi sti goblin, neanche se accorgono se passo, quindi. Voi cicci, vi spacco da qua. Venite qua, venite a me. Via. Si è attaccato a vuoto. Ma che bello. L'ira del barbaro è bellissima. È bellissima.
is my time. Vabbè, suona i tamburi, rinforzi, non è un problema. Tanto noi siamo molto livellati, eh. Siamo livelli 5, loro livello 2. Non c'è problema, non c'è problema. Ormai facendomi le ossa in modalità onore. No problem. Perché non scendo? Sono bloccato. Giustamente sono bloccato quando serve, no? Che danno. Che danno si sono fatti. Quell'abilità è forte. Guarda questo. Questo si shotta. Ottimo. Uccidi un nemico con un colpo senza armi. Achievement. Posto. Ma Dio santo, mi sono tolto l'abilità. Vieni qua. Ti mettiamo fuori, va. Incantesimo non preparato. Ce l'ho lì, ma non è preparato. Cioè, cosa fanno qua dentro se non ce l'ho preparati, no? Via. Non ho capito io, cioè. Quei guanti che ho per il barbaro sono buoni, tolto l'ira. Prendo più 15 di resistenza. Più 15 punti vita. E andiamo a farci Ragzgrulin. Come si chiama? Ragzolin. Oh, dov'è? Torno su. Torno su, Ma, oh! Te prendi. Sta prendendo in giro, sta prendendo. Buco del cunicolo. Ecco tutto. Avrò perso il mercante, quello là, ma avevo già fatto una delle compravendite. L'ho fatto. Tutti i nemici da combattere mi piacciono. Qui è divertente qua in questa zona. Se si va sopra si possono lanciare i goblin giù e fai danno da caduta ai goblin. Ah.
Adesso sono un po' di gente. Bravi, bravi, venite a me, bravi. Bravi. Sono al limite della... Vabbè, non è importante la... Questo è benedetto. Allora. Le bonus che può attaccare. Può attaccare. Sì, in realtà il guerriero può attaccare 5 volte. Con quella mossa lì che quando uccide può fare l'arma a due mani, colpire un'altra volta, può attaccare 5 volte. C'è l'achievement, sapete? C'è esattamente l'achievement. C'è il movimento. Le creature che attaccano da invisibile hanno vantaggio di dadi, eh. Questo serve? Sì, no, questo è un riposo breve. Tanto un riposo breve lo faccio. Facciamo che i nemici subiscono la penalità dei tiri. Buone queste spade, questo. E subiscono più danno, un danno in più da tuono. Questo non ci voleva però, eh. Questo non ci voleva. Fleet of foot. Passivo via, il passivo ci dimezza il tiro dei dadi. Azione bonus. Intanto riposo breve ed è buono. Non c'ho più il passivo bonus, ottimo. Best be on my way. Tanto ti posso tirare su, ottimo. Fallito miseramente. Forse gli attacchi del druido in forma animale vanno su forza, su attacchi. In realtà non lo dice, in realtà. In realtà non lo dice. Another step forward. On the victor's path. Two steps at a time. I tiacchi nessuno li usa, però possono fare questa cosa. Vabbè, vabbè. Ah. Ah.
possono fare quella cosa lì di, del salto triplo già di loro, sono buonissimi. Sono veramente, veramente. Questo manca, bravo. Explode. Explode, te rimani lì. Ho fatto 5 di danno, ottimo. No time to waste. Forte quella roba lì, molto forte. Molto ma molto. Oh. Che fai il giro quando sei sopra la sua testa e puoi fare così? No one back home won't ever believe this. Bene, andiamo da Rogzglinger. Not for communal use, it seems. These goblins have not everyone subscribe. Dai, levati. Vattene via, via. Abdira, che ti troverò a Baldur's Gate sicuramente, non lo so. Vai, fuori dalle palle. Meno male che con lui già preso la roba, è importante. Già fatto tutto il buff che mi doveva dare, l'ho preso. Roba da vendere, bicchiere d'argento. Ce n'è di roba qua, un sacco di roba. Ah, I put the wind back in my sails. Awake and alert. Tanto riposi posso farli tranquillamente, sono un sacco di roba. A posto. A posto, crittato di brutto. Cosa vuole quello? Mi vede. Cioè, eccolo qua, Dror Razzling. Dror Razzling. Andiamo in bocca nella loro. Benedizione dell'oscuro. Ah, ok, sono i punti vita in più che prende. Voi state lì, eh? Voi state lì. Non chiuderti porta perché oltre non riesco ad andare. Tu dormi lì. Mi piace. Mi piace che tu dormi lì. E vaffanculo. E vaffanculo. Noi spacchiamo Toto. Non ci arrivo perché io scemotto devo stare qua dietro, no? Authority. Authority. L'aro di autorità praticamente nel suo raggio, quello piccolo, tutti i suoi alleati fanno, quando attaccano fanno lanciano un D6, quindi possono fare un danno da 1 a 6 di forza in più. Quindi lui è pericoloso se è circondato. Lui bisogna ammazzarlo subito perché è molto pericoloso. Proviamo.
è solo un coso. Infatti fa cagare sta mossa. Questa mossa ha fatto cacare, ma di brutto. Il goblin che dorme. Da 3 a 30 ho fatto... Beh, 10. Allora, con te. Frastornato, incalzare e sanguinare piuttosto. Ormai siamo qua. Manca tutto, manca tutto. Quindi siamo qua. Aumentiamo il danno. Olla. Manco tutto, manco tutto. Non muore. Ok, è morto. Se Will posso andare ad attaccare. Proviamo corpo a corpo. Vediamo come. No, mi sa lui è meglio un coltello. Con lui è meglio un coltello. Blood follows me everywhere. Bastone in testa. Crittone in bocca. Crittone in bocca. Vol stort. This is gonna feel good, soldier. Il problema è beccare questo adesso sulle scale. Dov'è? Dai. Pagina su giù. Non c'è. Eccolo, eccolo, eccolo. Eccolo. Su di 20 c'era le, i piani. I piani alti, i piani bassi. Qua devo andare a fortuna. Non ho ancora trovato il tasto per dividermi i piani. Devo andare un po' a... Così, no? Percorso interrotto? No, così no. Making a move. Well, so much for peace. Don't waste a step. Another parasite. Tridge. It might be useful. Might be useful. Anything of use? E io avevo una paura assurda, cioè alla fine giocandolo in onore, imparando a giocare e... un martello, ottimo, il martello è buono. Un potere illipid. Lui abbiamo la carica. Attacchi con arma, no? Buono, il primo coso è ottimo. Sinceramente non so, questi poteri lì non vorrei usarli troppo, però ci danno l'opportunità al gioco. Spero proprio di non pentirmene. Il maglio è forte, il maglio. Perdiamo la protezione di tier, perdiamo. È un D8. Vabbè. Il minimo aumenta, però abbiamo questa mossa in più unica, potere dell'assoluta. Spinge e fa un botto di danni. Assolutamente, un martello in team serve. E niente. Diciamo. Ah, questo...
Ma facciamo fuori da lontano, via. Gli vado in faccia sti goblin, altro che. Secondo me, per fare sto punto qua, è più semplice probabilmente attaccarli così. Dopo che si è fatto almeno a livello 4, secondo me è più semplice andare ad attaccare qua che cercare di batterli e mettere in pericolo la gente del villaggio, dei druidi. Quindi questa, come pensavo negli episodi precedenti, è la soluzione quella più buona nel riuscire a farci carico del tutto e andare noi a spaccarli direttamente, no? Qua il mega tesoro, sogni di Selune e cura. Vantaggi per colpire questo. Quando curi un bersaglio, equipaggia. Questo è il... quando esegui uno scatto, tieni slancio. Slancio il punto di movimento in più. Oh là. 500 monete d'oro. Belle, belle succose. Ottime, ottime. Molto succose. No time to rest. Il prossimo ci tocca... Mitara, facciamo fuori Mitara, abbiamo completato la missione. Ci manca poi, vediamo, recap, veloce, Mitara. E qui, ok, non posso vedere le altre mappe. Ci manca le paludi, zona palude, dobbiamo fare zone palude. Facciamo poi anche il ragno, la regina ragno, sì. Poi dopo vi racconterò mai la storia. Ma cosa che manca la zona del primo atto? L'Underdark ovviamente per ultimo. E basta, non ci sono altri boss grossissimi qua in giro. No, non ci sono altri boss grossissimi.